Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi a Forno Canavese, all'Istituto Comprensivo di Forno, con la dirigente scolastica, la professoressa Mariella Milone. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui in questa nuova aula interattiva multimediale, da poco inaugurata e utilizzata quest'anno dagli studenti della scuola secondaria di primo grado. Esatto. L'Istituto Comprensivo di Forno insiste sul comune appunto di Forno, di Rivara e di Pratiglione. Ci vuole raccontare qualcosa di questo istituto? Sì, io sono dirigente di questo istituto dall'anno scolastico 2019-20. L'istituto è composto da 7 plessi, afferiscono al comune di Rivara con una scuola primaria. Attualmente sono 9 classi, poi abbiamo la maggioranza delle scuole nel comune di Forno e questo polo scolastico si compone di questa scuola secondaria di primo grado, attualmente 9 classi, con 3 classi che funzionano con un tempo prolungato di 36 ore e 6 classi che invece funzionano con un tempo ordinario di 30 ore. Poi abbiamo la scuola primaria che funziona a tempo pieno, quindi un tempo pieno di 40 ore, e 2 plessi di scuola dell'infanzia. L'ABC con 3 sezioni, attualmente per via della pandemia ha funzionato a 40 ore, ma abbiamo già deliberato un tempo prolungato di 45 ore per il successivo anno scolastico. Abbiamo anche la monosezione e la sezione unica che invece funziona a 40 ore. Abbiamo inoltre nel comune di Pratiglione una scuola primaria e una scuola dell'infanzia. Scuola dell'infanzia attualmente composta da 21 bambini e la scuola primaria è in evoluzione, per così dire, perché è una realtà che sta crescendo con soddisfazione. Attualmente è composta da una pluriclasse che ospita 4 fasce d'età. Nel successivo anno scolastico invece vedrà lo sdoppiamento della pluriclasse perché i bambini ospitati saranno 23 e siccome la normativa prevede lo sdoppiamento sopra i 18 alunni, abbiamo colto questa occasione chiedendo anche di spostare a Pratiglione un tempo, cosiddetto tempo pieno di 40 ore, in modo da prolungare l'orario scolastico attualmente esistente e probabilmente con risorse interne sarà possibile far funzionare entrambe le pluriclassi a 40 ore. Grazie anche alla collaborazione con volontari e col comune di Pratiglione abbiamo effettuato un sondaggio sulle famiglie e abbiamo proposto una modifica del tempo orario, quindi non più dalle 8.30 alle 16, ma dalle 8.15 alle 16.15, in modo da facilitare la gestione delle famiglie che hanno alunni frequentanti sia la scuola dell'infanzia sia la scuola primaria. E quindi un istituto in continua evoluzione e che quest'anno, come negli anni passati, ha aderito comunque a tanti bandi europei e non, sì, attivando numerosi progetti. Esatto, quest'aula, ad esempio l'aula 3.0 che abbiamo realizzato, è proprio frutto della partecipazione al progetto PON Smart Class del 2020. Non è una progettazione esclusiva della scuola, ma l'abbiamo realizzata in collaborazione col Comune di Forno. Il Comune di Forno ha acquistato, grazie a un PON specifico, gli arredi innovativi e noi ci siamo occupati della parte digitale. Quindi acquistando 24 notebook, un carrello di ricarica e monitor interattivi che si possono vedere. Con un successivo PON, il Digital Board, attualmente stiamo acquistando altri 14 monitor, quindi siamo riusciti a fornire tutte le aule scolastiche di un monitor interattivo oltre che i laboratori della scuola. Abbiamo poi, anche prima dell'uscita di questo bando specifico, avevamo già sostituito i computer in segreteria, quindi sull'ottica della digitalizzazione amministrativa. Certo, uno stare al passo con i tempi che ovviamente anche le scuole e anche gli istituti devono far fronte. E quali sono stati, al di là di questi progetti diciamo più tecnici, anche i progetti proprio relativi agli alunni? So che sono stati fatti comunque, posti in essere diversi laboratori anche qua all'istituto, alla scuola media. Sì. Beh, innanzitutto un PON che non è un PON F
cioè non è un FESR, quindi non è destinato all'acquisto di dispositivi informatici, ma è un PON FSE, quindi strutturato su un fondo sociale europeo, ci ha permesso di mettere in piedi alla scuola secondaria di primo grado il prestito d'uso per i libri di testo. Abbiamo potuto usufruire di 7.736 euro. Altri tipi di progetti invece li abbiamo realizzati con fondi diversi. Un nostro fiore all'occhiello è stata la partecipazione al progetto Monitor 440 dello scorso anno. Su circa 3.500 istituzioni scolastiche a livello nazionale ci siamo classificati 183esimi col progetto Il giardino della nostra scuola. Il finanziamento è stato di 30.000 euro, 7.500 li abbiamo destinati all'acquisto di serre e materiali per il giardino, che si sono posti in linea col progetto d'istituto che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l'outdoor education, e quindi l'educazione all'aperto, la realizzazione di serre e giardinaggio. È un progetto che entusiasma parecchio i ragazzi e che sta vedendo anche proprio l'abbellimento, ecco, della scuola. Non ultimo, ieri quando sono entrata ho ammirato le cassette, le balconette con le fragole mature, insomma fiori, ed è bello vedere i ragazzi così interessati e entusiasti anche dello stare all'aperto e del realizzare insieme, perché poi si sa che in questo tipo di progetti vince l'interdisciplinarità, quindi certo, dalla verbalizzazione all'arte, all'educazione civica, anche perché poi passa il rispetto per la natura, il rispetto per il prossimo. E oltre a questi tipi di progetto ne abbiamo realizzati tanti altri che vanno proprio dall'educazione al benessere, progetti di educazione motoria, ad esempio la scuola primaria ha partecipato al progetto Scuola Attiva Kids promosso dal Ministero della Salute e dell'Istruzione, e proprio in questi giorni, oggi a Rivara e la scorsa settimana a Forno, il progetto si è concluso con delle attività condotte da un esperto specifico che ha gestito tutti gli interventi sulle classi quarte e quinte con grande soddisfazione. E altri tipi di progetti hanno invece visto la realizzazione di biblioteche in linea col PNSD, quindi con le biblioteche innovative promosse dal Ministero. La biblioteca è stata implementata, stiamo partecipando ai bandi di fondo promozione lettura, e la professoressa Cavoretto, che tra l'altro è anche la mia collaboratrice, insieme ad altre professoresse dell'istituto, si sono occupate della digitalizzazione anche dei testi, espandendo poi questo tipo di formazione anche alla scuola primaria. Alla scuola primaria, tra l'altro, di Rivara abbiamo una biblioteca che ci sta molto a cuore, che è la biblioteca che è stata inaugurata lo scorso anno in memoria di Andrea, il ragazzo che è il nostro alunno che abbiamo perso tragicamente. Collaborazione, parlavamo prima di collaborazione con gli enti comunali, l'istituto comprensivo appunto si snoda tra Partiglione, Forno e Rivara, la collaborazione con i comuni. La collaborazione è ottima, siamo veramente molto coccolati, mi permetterei di dire, dai nostri comuni. Abbiamo vissuto questa simbiosi nel tempo della pandemia, quindi un'epoca assolutamente critica, ma che ci ha permesso di conoscerci meglio e di affrontare insieme questo problema. Quindi dal tracciamento della segnaletica, al distanziamento nelle mense, al posizionamento del plexiglass, gli incontri comunque di coordinamento, i protocolli. Ogni volta che ho avuto bisogno di effettuare un sopralluogo con il nostro RSPP, l'ingegner Barile, ho sempre avuto al fianco i sindaci. Da quando sono arrivata, anche in materia di sicurezza, ho fatto presente comunque le criticità che avevo riscontrato, anche perché, come stavamo commentando prima, la scuola è stata 7 anni in reggenza,
Veramente tanti problemi a livello di sicurezza sono stati risolti e abbiamo comunque tanti progetti anche per il futuro, ovviamente sempre compatibilmente con quelle che sono le risorse economiche. Si parla anche tanto di PNRR, questo PNRR osannato da tutti, si parla anche sempre del solito problema che è quello dell'edilizia scolastica, delle classi. Beh, noi viviamo in questo caso in un istituto dove questo problema non c'è. No. Come numero di bambini e come... No, è una realtà vivibile e comunque, ripeto, gli interventi sono costanti, sono pressoché immediati ogni qualvolta si verifica comunque una criticità, proprio perché è un ambiente ancora a misura quasi familiare, ecco. Certo, non l'ho ricordato prima, lei è anche reggente all'Istituto Comprensivo di Quarnier, un'altra realtà che ha un bacino d'utenza molto, molto elevato. Sì, da 2 anni sono reggente all'Istituto Comprensivo di Quarnier. L'Istituto Comprensivo di Quarnier ospita la scuola primaria Aldo Peno di 13 classi, di cui 11 a tempo pieno e 2 a tempo di 27 ore. Poi abbiamo in Quarnier 2 scuole dell'infanzia, Mamma Tilde con 6 sezioni a 40 ore e Peter Pan 2 sezioni sempre a 40 ore. La scuola secondaria ospita 13 classi a tempo ordinario 30 ore ed è stata attualmente spostata perché verrà realizzata una nuova scuola grazie a un contributo europeo che il Comune di Quarnier ha ottenuto nello stesso sito della preesistente, quindi le classi sono attualmente ospitate nell'edificio ex Morgando dei Salesiani, quindi abbiamo dovuto affrontare, anzi hanno dovuto affrontare i professori che si sono dati un grande affare, il trasloco anche nelle vacanze di Pasqua. E poi abbiamo ancora nelle frazioni 2 realtà di scuola primaria a Salto e Priacco e una scuola dell'infanzia a Salto di 2 sezioni che funzionano 40 ore. Sicuramente un bacino d'utenza più grande, lì ho un solo comune con cui rapportarmi e con cui assolutamente i rapporti sono molto buoni. Abbiamo la nuova sindaca da poco tempo anche, ma abbiamo immediatamente iniziato un rapporto di collaborazione anche perché le criticità sono state molte, non ultimo il trasloco dell'archivio, quindi i rapporti con soprintendenza, ma il tutto, se Dio vuole, è ben avviato. Certo, in chiusura io volevo chiederle, essendo che questo è stato, diciamo, il primo anno abbastanza normale, tra virgolette, rispetto agli anni passati dovuti a questa pandemia, siamo in un... tutti i genitori si chiedono, le mascherine prossimo anno si continuerà purtroppo a tenerle? Ci sarà una graduale riapertura alla normalità, come sta avvenendo peraltro per tutte le altre attività, tranne per la scuola? Questo è ancora presto, insomma, per saperlo e per dirlo, perché sappiamo che ovviamente andranno valutate le condizioni epidemiologiche nell'estate e seguiremo le indicazioni. Certo, rispetto al primo anno in cui eravamo totalmente impreparati e al secondo anno in cui abbiamo visto avvicendarsi periodi di frequenza e periodi di lockdown, quest'anno invece non ci ha colto impreparati, eravamo già dotati di vari protocolli. Sicuramente il disagio più grande è stato dover gestire, soprattutto alla scuola primaria, vari tipi di disposizioni a seconda del numero dei contagiati. Io credo che anche se dovessimo ricominciare con un periodo di mascherine, tutto sommato saremmo già ben disposti anche, l'importante è che comunque si vada verso un periodo di maggiore normalità e maggiore frequenza,
perché l'aspetto più triste di questo periodo si vive proprio sulla psicologia dei ragazzi. La mancanza della socialità, esatto. Lo stare insieme. Sulle difficili relazioni che hanno dovuto vivere in periodi di crescita senza essere dotati degli strumenti necessari. Quindi se è stato difficile per noi adulti, a maggior ragione sui ragazzini, e quindi ci andrà un gran lavoro. Comunque l'istituto comprensivo è dotato di uno sportello di ascolto, di supporto. Sì. Psicologico. Abbiamo ricevuto specifici fondi ministeriali e quindi siamo riusciti ad attivare non solo uno sportello d'ascolto, ma anche formazione specifica, osservazioni sulle classi e ad intervenire quindi in maniera specifica ogni qualvolta si verificava un problema dovuto a queste difficili criticità. Va bene, la ringrazio, ci vediamo ad una prossima puntata. Grazie.